Ok, ora tenteremo una reazione endotermica. Il tasso di passaggio o di conversione è piuttosto lento. Vediamo che lo stadio intermedio è scarsamente popolato, ma la condizione di equilibrio praticamente viene ugualmente raggiunta in breve tempo perché la concentrazione o la popolazione che dà luogo alla condizione di equilibrio prevede soltanto pochissime particelle nello stadio di prodotti. Mediamente una o due.